Allora, vedendo la minuta di Giuseppe Bonito, il mio primo pensiero è stato: oh, finalmente qualcuno in Italia che ha compreso, capito, interiorizzato e replicato la lezione data da la quadrilogia napoletana di L'amica geniale di Elena Ferrante, sia la parte letteraria sia la parte seriale coprodotta Rai HBO. E vi spiego perché in questo video, dopo la sigla. Racconta la storia di questa ragazzina cresciuta in una famiglia benestante, in una bella cittadina, in un bel quartiere vicino al mare. Una ragazzina molto educata, molto posata, molto intelligente, che va bene a scuola, che ama molto la mamma e il papà, che ha delle amichette. Una classica ragazzina ordinata, pulita, precisa, carina, simpatica, educatina, che improvvisamente viene portata dall'alfetta da suo padre, caricata sull'alfetta e portata nel bel mezzo della campagna del nulla, presso un casolare un po' diroccato dove vive una famiglia molto numerosa. Gli dicono: beh, questa è la tua vera famiglia, ciao, tante care cose, tu da oggi stai qua. E quindi lei si ritrova a condividere una cena tra l'imbarazzo generale con quelli che gli sono stati additati come suoi veri genitori quando fino all'altro ieri pomeriggio chiamava papà e mamma altre due persone, e a venire catapultata in questa realtà che per lei è completamente aliena e a tratti incomprensibile. Tra parentesi, a tratti anche per me, perché ci sono profonde calate dialettali e io in alcuni punti, sa, perché la sala in cui ho visto il film in proiezione non aveva particolarmente quest'audio incredibile, non capivo, e vabbè, sarà un limite mio che mi sono guardata tutta gommata con i sottotitoli, ma io qua e là due sottotitoletti in più li avrei messi. Chiusa parentesi, un film che vorrebbe talvolta è profondamente drammatico, che però in realtà si rivela una storia, prevedibilmente, sui legami familiari, quelli di sangue e quelli acquisiti e quelli che si costruiscono nel tempo, basati su l'affetto, l'amore materno e filiare, che talvolta si esprime in maniere consuete e che ci aspetteremmo con lacrime, abbracci, regali e carezze, ma talvolta nelle sue declinazioni più rustiche, più violente, più brusche, si rivela quello più autentico. I collegamenti con L'amica geniale mi paiono evidenti. Adesso, io il libro, il romanzo non l'ho letto, però mi sembra difficile non pensare All'amica geniale. Lì era la storia di due ragazzine vicine di casa, provenienti da famiglie dove c'era un certo distacco sociale, pur rimanendo nella fascia della povertà, però c'era un distacco sociale economico che si sentiva comunque, avvicinate da appunto questa amicizia che aveva una certa componente di rivalità ma anche di autentico affetto, e che sviluppavano questo rapporto profondissimo. Qui c'è la storia di questa ragazzina, la minuta, nel senso della ritornata, la restituita, la figlia che a un certo punto è andata via per dei motivi e per altri motivi è tornata, a questa famiglia formata da un fratello che vorrebbe esserle vicino anche in maniera un po' inquietante, Vincenzo. Anche perché, essendo estranei e in età da coitte amorose, potete immaginare come la cosa possa sublimare. Poi i due fratelli abbastanza odiosi, il classico padre un po' padrone, però che ha anche dell'autentico affetto per i figli, il figlio poppante. E la Adriana, che è un po' il punto della situazione, insieme alla mamma. Adriana è praticamente Lila da piccola. È questa ragazzina cresciuta in un contesto fortemente povero, che quindi ha già dei modi di fare un po' da mammina, da persona con responsabilità, che sa prendersi cura degli altri, e che prende immediatamente sotto la sua ala questa ragazzina, che quando lei non lo vuole, ovviamente la vorrebbe un po' scantonare, perché la sente subito come una sorellina, forse la sorellina che non l'ha, dato che è in un contesto prettamente maschile. E pur essendo più piccola di lei, il suo istinto è quello di proteggere la sorella, perché, cito, lei viene dalla città e non sa tanto bene. Quindi c'è questa voglia di protezione, ma anche voglio scuoterla un po' e dirle: svegliati fuori, capisci qual è la realtà. Perché il punto del film è seguire il viaggio di questa ragazzina nel capire tutto quel non detto, tutto quel sospeso che lei chiede via via con più insistenza, ma non viene mai detto, cioè perché sua madre, suo padre l'abbiano scaricata lì, quale sia esattamente il rapporto del parentado, i suoi genitori e i suoi genitori attuali, e cosa ci sia dietro. Lei è convinta che sua madre stia male e il padre, per non fargliela vedere, l'abbia scaricata qua. Quindi lei è intimamente convinta che torneranno a prenderla. Poi però la madre non la sente, non torna più, e si comincia a porre delle domande. E poi c'è questo scontro di lei con questa realtà,
sicuramente impoverita, sicuramente disagiata, ma che pian piano non c'è mai quel momento in cui rifiuto la grande città crudele un po' da romanzo italiano, abbraccio la realtà bucolica, rude ma anche autentica. Lei rimane una creatura di città, rimane una creatura educata, rimane una creatura impostata molto dal liceo classico, però si fa strada una comprensione, e mi è piaciuto come il film appunto non sia quel film italiano che guarda un po' al cinema degli anni 60-70 in cui nella vita dura, rustica c'è la verità. In realtà c'è una quota di meschinità sicuramente dalla parte della città, ma anche dalla parte agreste. C'è tra l'altro un'ottima Valeria Scalera, Vanessa Scalera, che abbiamo imparato a conoscere con i personaggi di Mantatarani. Io tra l'altro lei non la riconosco mai se non per la voce, che qui io spero che non l'abbiano, che non la intrappolino in questo typecasting della madre dal carattere molto brusco. Qui fa quel personaggio letteralmente una donna nata sotto una stella sfortunata, che però ha modo di provare le sue qualità soprattutto di madre, e è un bel film che non fa niente di nuovo, ma diciamo copia dalle persone giuste, perché a differenza di altri film mi viene in mente tipo Lazzaro Felice, che guardano sempre a 900, a Bertolucci, al cinema italiano degli anni 70, bello, però sembra di vedere sempre film di 20-30 anni fa, che palle. Questo almeno guarda il presente, almeno in parte. Chiaramente secondo me si vede tanto l'impronta della produzione italiana Rai HBO dell'Amica Geniale: fotografia, regia, palette di colori, ambienti, anche il casting delle ragazzine. Ecco, quello che funziona in questo film, il 90% del lavoro lo fa la faccia di Sofia Fiore, che è la ragazzina che fa la minuta, che ha questi tratti molto delicati, questi colori, ha questi capelli ramati, questi occhi verdi, che è messa in un contesto chiaramente molto impoverito, forse anche un po' persino finto nell'impoverimento dei vestiti. Sembrano molto impostati per far vedere il contrasto di tutti questi attori con, non so, tratti un po' molto mediterranei, occhi scuri, capelli neri, poco rifiniti. Lei c'ha tutti questi vestitini da ragazzina frufru, e lo stacco di questa capigliatura, di questo volto, ma anche della sua capacità, forse un po' naturale, forse anche caratteriale, di essere questa ragazzina molto posata, molto precisina, così in questo mondo, secondo me fa già metà del film. Bravissima, sono entrambe esordienti, e in genere i bambini del cinema italiano sono proprio una piaga del cielo. Film bruttissimi, resi ancora più brutti da bambini in abile a recitare. O film bellissimi con adolescenti e bambini incapaci a recitare, penso al Capitale Umano. Invece in questo caso funzionano da Dio. Non è un film che è incredibile, stupendo, strepitoso. Giuseppe Bonito secondo me è bravo, ma forse deve ancora tirare fuori meglio di sé. È un bravo regista, non è un autore, però il film funziona bene. È un bel adattamento, tant'è che non ho capito fino a che punto viene dal libro e fino a che punto cambi, non è completamente dipendente dal libro, o comunque porta bene il libro su schermo. Ha un chiaro esempio, un chiaro punto di riferimento, e qualora lo copia, secondo me un pochino sì, lo fa bene, viva Dio. Un bel film italiano vagamente calato in un certo presente cinematografico. Ci accontenteremo. Sì, secondo me sì. E questo era quanto avevo da dirvi sulla minuta, e ci vediamo presto per parlare di altro cinema italiano, si spera, non disperante come al solito. A presto.